chiamo Eleonora Trovu e sono una ragazza del servizio civile. La prima cosa che facciamo è quella di distribuire le colazioni. Li versiamo per esempio lo zucchero nel latte, gli facciamo la zuppa con le fette biscottate e i biscotti e così via. E su ciascun letto troviamo dei bollini. Il bollino rosso indica che il paziente non si può alimentare affatto. Il bollino giallo indica appunto che il paziente è disfagico e che quindi ha difficoltà nella deglutizione, mentre il bollino verde indica che il paziente può mangiare qualunque cosa. Per cui noi ci possiamo occupare dei pazienti che non hanno difficoltà nella deglutizione. Dopodiché iniziamo ad accompagnare i pazienti alle varie terapie che hanno nel corso della giornata. E poi alle 12 c'è il pranzo, per cui gli aiutiamo a tagliarsi la frutta, a tagliarsi la carne e così via. Alle 18 si tiene la cena. E la mattina i pazienti sono molto impegnati, quindi hanno meno tempo per potersi dedicare ad attività ludico-ricreative che organizziamo in particolare il pomeriggio proprio per questo motivo. Ho proprio lo scopo di combattere l'isolamento del paziente, perché il paziente tende a stare sempre chiuso nella sua camera. Ci fanno notare che quando non ci siamo noi, e quindi soprattutto la domenica perché noi non lavoriamo, sentono la nostra mancanza e ci cercano.